Ben ritrovati gentili telespettatori e buona domenica. Apriamo questa edizione di Prima TG con la tragedia che si è consumata nella notte in un appartamento a Rivarolo Canavese, in provincia di Torino. Pare infatti che un uomo abbia sparato e ucciso moglie, figlio disabile e una coppia di anziani, coniugi proprietari della loro abitazione. L'uomo che ha sparato, uccidendo tali vittime, è ora in gravi condizioni in ospedale a Torino, poiché all'arrivo delle forze dell'ordine avrebbe tentato il suicidio. I carabinieri hanno rinvenuto poco dopo le 3 le 4 persone morte all'interno di questa abitazione privata. Erano state colpite nelle ore precedenti con una pistola da un inquilino pensionato che durante le fasi di accesso dei militari dal balcone dell'appartamento, ovviamente grazie all'ausilio dei vigili del fuoco, si è sparato ferendosi in modo grave. Restano però da comprendere le motivazioni legate a questo folle gesto. Ci spostiamo ora sull'andamento Covid del territorio nazionale. L'Italia, nonostante l'apparente impennata di decessi, ha un RT che passa dallo 0,98 allo 0,92, tingendosi quasi tutta d'arancione. Sono 6 le regioni che cambiano in meglio: l'Emilia-Romagna, il Friuli-Venezia Giulia, la Lombardia, il Piemonte, ad eccezione di Cuneo, la Toscana, ad eccezione delle province di Firenze e Prato, che resteranno rosse fino a sabato 17, e la Calabria, in dubbio fino alla fine. 3 invece restano in rosso, quali la Campania, la Valle d'Aosta e la Puglia, e una invece retrocede, la Sardegna, che in poco più di un mese passa dalla zona bianca a quella rossa. Le nuove ordinanze del Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, andranno in vigore a partire da domani. Nel quadro europeo l'Italia si sta lentamente schiarendo, conferma il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, che spiega come il nostro paese abbia raggiunto il plateau a differenza di altri. La lenta decrescita della curva epidemiologica prosegue e fa sapere coinvolge tutte le fasce d'età. Ma non solo, da domani rientrano a scuola per seguire le lezioni in presenza poco più di 6,5 milioni di alunni. Il 77% degli 8,5 milioni di alunni iscritti nelle scuole statali e paritari, quasi dunque 8 su 10 secondo le stime di Tutto Scuola. Tra loro poco meno di 5,5 milioni di bambini più piccoli della scuola dell'infanzia e alunni del primo ciclo, compresi quelli che si trovano nelle regioni classificate come rosse. In tutte le regioni, indipendentemente dal colore, accederanno poi ai servizi per la prima infanzia anche 356.000 bambini. Inoltre, secondo i calcoli di Tutto Scuola, saranno dunque 6.558.535 gli alunni di tutte le scuole statali e paritarie che potranno seguire le lezioni in presenza su un totale di 8.506.000, dunque quasi 4 su 5. Ricordiamo però che sono 17.567 i positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri erano stati 18.938. Sono invece 344 le vittime in un giorno, ieri 718, anche se sul totale pesavano 258 morti inseriti dalla Sicilia e riferiti dai mesi precedenti. Sul punto però ascoltiamo il report della cabina di regia. Migliora leggermente rispetto alla scorsa settimana la situazione epidemiologica nel nostro paese e l'RT scende a 0,92. Per quanto riguarda l'incidenza, questa è di 211 casi di Covid per 100.000 abitanti e in lieve flessione rispetto alla scorsa settimana, anche se rimane però purtroppo piuttosto elevata. E rimane elevato il carico, di casi sul sistema sanitario, tant'è vero che il tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva è di circa il 41%, quindi ben al di sopra della soglia critica del 30%, e l'occupazione dei posti di area medica anche è al 44%, quindi al di sopra del 40% che è considerata la soglia critica. Vista la situazione epidemiologica, bisogna continuare a tenere dei comportamenti prudenti, ma soprattutto c'è bisogno di un'accelerazione della campagna vaccinale a partire dalla copertura delle persone più anziane. Per
Quanto riguarda la Campania, invece, il bollettino Covid divulgato dall'unità di crisi regionale registra 2069 positivi, di cui asintomatici 1418 e sintomatici 651, su 20.467 tamponi molecolari processati. Il tasso di incidenza è pari al 10,10%. I deceduti sono invece 13, 10 deceduti nelle ultime 48 ore e 3 in precedenza ma registrati soltanto ieri, per un totale di deceduti pari a 5.747. Muovendoci invece sui guariti, si registrano 1.916 per un totale guariti 258.061. Per quanto riguarda invece il report posti letto su base regionale, quelli di terapia intensiva disponibili, come noto, sono 656, mentre gli occupati 141. Per quanto riguarda invece i posti letto di degenza disponibili, come noto, sono 3.160, di cui occupati 1.555. Restando in Campania, per quanto concerne invece la campagna vaccinale, l'unità di crisi della regione chiarisce all'ANSA che sono 148.000 le dosi di Pfizer disponibili in regione il prossimo mercoledì e che dureranno meno di 3 giorni nei vari centri vaccinali. Colmerebbero solo provvisoriamente il buco attuale negli hub di Avellino e Caserta. L'arrivo dei 148.000 Pfizer, spiega una fonte dell'unità di crisi all'ANSA, è previsto per mercoledì, quindi 2 giorni dopo il lunedì, che era il giorno in cui venivano mandati. Ovviamente in una settimana, anzi in 6 giorni, li bruciamo tutti facendo 25.000 dosi al giorno. Lavoriamo, come si dice, a Napoli scampati. Ma questo accade già da tempo. Noi dovremmo avere target di vaccinazioni alti, ma stamattina, come ogni giorno, i direttori delle ASL si sentono per mandarsi vicendevolmente mezza piastra di dosi per completare la giornata ad Avellino o Caserta. Ci dicono, spiegano ancora, che nel mese di aprile vorremmo avere queste dosi aggiuntive. A noi per ora arriva il target precedente. Su AstraZeneca non abbiamo altra comunicazione, sulle dosi di Moderna non ci hanno detto niente per aprile. Per quanto riguarda invece Johnson, ci hanno detto che arriveranno 15.000 dosi dopo il 16 aprile. Cosa facciamo? È un numero bassissimo. Il target è di 500.000 vaccini e noi abbiamo i progetti per farli, ma al momento siamo targettizzati su 50.000 per le dosi che abbiamo. E ripeto, i direttori spostano le piastre personalmente per non chiudere i centri. A Figliuolo diciamo che siamo pronti a fare tutti i numeri che chiede, ma che ci mandi le dosi. Faccio un esempio, l'hub vaccinale di Capodichino è una struttura che deve avere le dosi per fare seriamente migliaia di vaccini al giorno e servire dunque le 3 ASL partenopee. Infatti, proprio in questo momento è in stand-by. Sempre sul tema vaccini, colpiscono le dichiarazioni del governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Lo ascoltiamo. Io con rispetto... E parafrasando il grido di dolore di Draghi, mi rivolgo al Presidente del Consiglio. Con quale coscienza si può togliere ai cittadini campani una quantità di 210.000 dosi di vaccino? Con quale coscienza il governo nazionale dà ogni anno a ogni cittadino campano 47 euro in meno nel riparto del Fondo Sanitario Nazionale? Con quale coscienza il governo nazionale tollera il fatto che la Campania abbia 15.000 dipendenti in meno nel suo sistema sanitario rispetto a quello che dovrebbe avere in base alla popolazione? Mi auguro che questo mio grido di dolore sia accolto. Continua ad opera delle forze dell'ordine l'operazione di controllo straordinario sul territorio napoletano, blindato ormai da settimane. In particolare a Pozzuoli, i militari della locale compagnia hanno presidiato le arterie principali ed effettuato svariati controlli anche nell'ambito delle verifiche e del rispetto delle normative anticontagio. 77 le persone identificate, 28 delle quali pregiudicate. 35 invece i veicoli controllati e 2 di questi sequestrati. Tra le denunce anche quella di un 61enne per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Denunciato anche un 24enne di Fondi per violazione degli obblighi derivanti dal foglio di via obbligatorio a cui il ragazzo è sottoposto. I carabinieri, durante un posto di controllo, lo hanno fermato a bordo della sua auto nel comune di Pozzuoli, nonostante l'allontanamento disposto per 2 anni.
Durante i controlli dei carabinieri nel rione Traiano a Napoli, i militari hanno sequestrato poi 260 grammi di cocaina, 290 di marijuana e 1 kg e 400 grammi di hashish. Rinvenuta anche una pistola Beretta calibro 9x21 mm con matricola cancellata, completa di caricatore, nascosta all'interno di un vano contatori. L'attività dei carabinieri della compagnia di Bagnoli, insieme con quelli del nucleo investigativo di Napoli, del reggimento Campania e del nucleo Cinofili di Sarno, rientra nell'ambito di un servizio di controllo del territorio disposto proprio dal comando provinciale. I militari hanno controllato 76 persone e 43 veicoli, 8 le persone multate per violazione alla normativa anticontagio, 6 invece quelle segnalate alla prefettura come assuntori di stupefacenti. Restiamo sulla cronaca con l'incidente mortale avvenuto a Qualiano, senza scampo un sedicenne, e quello che è successo ieri, prima di mezzanotte, in via Consolare Campana a Qualiano, dove un sedicenne è deceduto e altri due ragazzi sono ricoverati in ospedale. Alla base del dramma forse l'alta velocità e un sorpasso azzardato. Dai rilievi effettuati post mortem dalle forze dell'ordine pare che l'Audi dove vi erano i tre ragazzi abbia sorpassato una Fiat Panda per poi perdere il controllo della vettura. A perdere la vita poco dopo in ospedale è stato il ragazzo di appena 16 anni ricoverato al Cardarelli di Napoli. Gli altri due giovani di 18 e 19 anni sono invece ricoverati a San Giuliano di Giuliano e alla Schiana di Pozzuoli. Lavorare con dignità, diritti e sicurezza è questa la richiesta degli operatori e dei dipendenti del turismo in una manifestazione di protesta a Fori Odischia, tenutasi in contemporanea con Capri, Amalfi e Sorrento. Una manifestazione pacifica ma decisa con tantissimi lavoratori, soprattutto stagionali, che hanno lavorato in più di un anno soltanto 90 su 100 giorni senza godere di ristori o sussidi. Non c'è più tempo, basta parole, chiediamo certezza nei vaccini, programmazione per la ripartenza, per poter lavorare con dignità e sicurezza. Questo l'eco da Piazza Tasso a Sorrento con operatori del settore del turismo e rappresentanti delle guide turistiche. Vaccini per tutti e subito, gridano all'unisono, come scrive l'ANSA, ad essere solidali con i lavoratori che per l'87% rappresentano la forza lavoro della costiera sorrentina, vi sono anche tutti i sindaci della penisola presenti in piazza. Ci spostiamo ora a Caserta con il bollettino contagi Covid divulgato dall'ASL locale. Sono 250 i nuovi positivi con 3 decessi registrati e 2.450 tamponi processati, per un tasso di incidenza che resta alto al 10,20%. I guariti sono 236 e dunque i positivi attuali crescono di 11 unità nelle ultime 24 ore. Caserta in cima con 567 persone ancora affette da Covid, Marcianise con 483, Maddaloni con 430 e ancora Aversa con 347. Restano invece Covid free San Gregorio Matese, Rocca Romana, Liberi, Letino, Gallo Matese, Ciurlano e Ailano. Ha perso la vita ieri in serata, dopo una lunga e delicata operazione al cuore, il Monsignor Pietro De Felice, cancelliere della Curia di Caserta e sacerdote della Chiesa di San Biagio in Limatola e di Sant'Eligio in Biancano. Già nel pomeriggio l'appello accorato. Il carissimo Monsignor Pietro De Felice sta per entrare in sala operatoria per un delicatissimo intervento al cuore. Il rischio di non farcela è, a detta dei chirurghi, molto alto. Vi chiedo di pregare per lui. Affidiamolo all'amore misericordioso del Padre e chiediamo l'intercessione della Madonna. In serata il cordoglio della diocesi di Caserta per la sua scomparsa. Il nostro Vescovo Pietro, unitamente al clero casertano e familiari, annuncia l'ingresso del caro Monsignor Pietro De Felice nella domenica senza tramonto ed eleva insieme a tutta la Chiesa di Caserta fervide preghiere al Signore della Misericordia affinché doni al suo servo fedele il premio dei giusti. Un video diventato virale nella giornata di ieri e poi posto sotto i riflettori dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che ha segnalato il caso alle autorità cittadine. Un giovanissimo nel casertano a Capodrise è stato aggredito dal branco da coetanei che lo hanno picchiato con calci e pugni.
Non è stata presentata denuncia ai carabinieri e alla Polizia di Stato, che stanno indagando avendo acquisito il video, poi cancellato, cercando ovviamente di scoprire i responsabili, che sarebbero poi successivamente stati individuati. È stato il consigliere regionale a segnalare per primo l'accaduto alla Polizia Postale per l'ennesimo caso di violenza estrema tra adolescenti. Vogliamo capire esattamente quando e dove sia avvenuto l'episodio, ma soprattutto chi ne abbia fatto parte, commenta sui social Borrelli. Se venisse confermata la verità del video, aggiunge poi, si tratterebbe di un nuovo caso mostruoso di violenza via web, un fenomeno che sta assumendo proporzioni sempre più preoccupanti e sul quale ritengo si debba intervenire in modo rapido e deciso. I carabinieri del Comando Provinciale di Caserta, all'esito di un'attività finalizzata alla verifica della legittima percezione del reddito di cittadinanza, condotta su un numero esaminato di oltre 3.300 cittadini residenti nella provincia, hanno denunciato all'autorità giudiziaria 84 persone per aver percepito il predetto beneficio senza averne titolo e segnalato poi all'INPS ulteriori 18 cittadini per la sua sospensione, avendone perso diritto poiché destinatari di misure cautelari personali o colti mentre prestavano attività lavorativa. Grazie all'esame incrociato tra i dati documentali e le risultanze acquisite nel corso di specifici servizi è stato possibile cristallizzare varie irregolarità nelle procedure di dichiarazione del possesso dei requisiti. In particolare sono state rilevate e contestate la ricezione del reddito pur in presenza di sentenze definitive di condanna per i reati per i quali invece è prevista la decadenza del beneficio, la presentazione poi di false dichiarazioni relative a residenze fittizie allo scopo di sottacere gli altri componenti del nucleo familiare, percettori di reddito o titolari di beni immobili. Seguono poi irregolarità sul territorio nazionale da parte di cittadini stranieri o la mancanza del requisito dei 10 anni di residenza in Italia. Tra le posizioni emerse figurano anche 5 soggetti appartenenti o attigui alla criminalità organizzata e 52 con precedenti per reati comuni. Sono state poi avviate le procedure per la sospensione e quindi la revoca con effetto retroattivo del reddito di cittadinanza indebitamente percepito, con un ammontare di circa 500.000 euro. Concludiamo ora con il calcio. Dopo la sconfitta contro la Juventus domenica 11 aprile alle ore 15 allo stadio Luigi Ferraris, fari puntati su Sampdoria-Napoli, match valido per la 30ª giornata del campionato di Serie A. Blucerchiati al 10° posto con 36 punti ormai salvi da tempo. Cercheranno di rimanere nella parte sinistra della classifica in quest'ultimo scorcio di campionato. I partenopei recuperano spina tra i pali e che devono sciogliere alcuni nodi. In attacco Osimhen in vantaggio su Mertens e Politano su Lozano. In difesa invece Manolas favorito su Maximovic per fare coppia con Koulibaly. A presentare la gara è il tecnico blucerchiato Claudio Ranieri. Ascoltiamo un estratto. Il Napoli è un altro avversario molto prestigioso, il Milan tentava di entrare in Champions League o anche di insidiare l'Inter e il Napoli invece tenta proprio di entrare in Champions League. È una squadra che adesso con tutto il suo potenziale sappiamo che forza d'urto ha, per cui dovremo fare veramente una grande partita. Le chiavi di questa partita sono loro che hanno una qualità immensa in moltissimi giocatori, nell'uno contro uno, nella velocità, se giocherà Osimhen o Mertens, insomma ha giocatori Politano, Insigne, insomma stanno tutti bene, hanno recuperato tutti, per cui sono sicuro che faranno un rush finale di prim'ordine. Mi aspetto un Napoli simile, mi aspetto un Napoli tipo gli ultimi 20 minuti, con quella determinazione, rabbia, non che prima non ci fosse stata, ma l'ultimo proprio è stata una gran bella partita, tutte e due le squadre hanno dato vita al calcio che piace a me. La squalifica di Silva e con l'infortunio di Ekdal mi porterà a cambiare ancora una volta la formazione iniziale, ma ci siamo abituati e adesso la decisione la prenderò soltanto domenica mattina. Haskins è un tipo di ragazzo che mi piace molto, è una mezzala a tutto campo, lui è più per un centrocampo naturalmente a tre,
in modo che possa fare da area a area il suo gioco, la sua forza, la sua giovinezza, metterla al servizio della squadra. Mi auguro che da qui alla fine del campionato io gli possa dare alcune chance, perché è un ragazzo che merita, un ragazzo sul quale io credo molto nel futuro. Io vorrei che i miei giocatori si esaltassero sempre. Io vorrei dalla mia squadra macchine da guerra, cioè insensibili a tutte, grande squadra, piccola squadra, ci sono 3 punti in campo, io voglio il massimo in ogni partita, io rispetto tutte le avversarie, non mi interessa il nome di chi vada ad affrontare, perché in quella giornata può darsi che non stanno al 100%, e allora come faccio io a saperlo se non vado a provare a vincere? Per cui questo è stato sempre il mio obiettivo da uomo pragmatico, di portare dentro la filosofia della squadra. Era questa la nostra ultima notizia, come sempre vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.